Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. E allora cinema, 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 come al solito, che bella sigla naturalmente. Questa volta non dalla Casa del Cinema, ma dal Cinema Adriano a Roma, che è uno dei luoghi più importanti quando parliamo di sale cinematografiche storiche. Quella dell'Adriano lo è senz'altro. Dice perché? Perché reduce dal magnifico Bifest di Bari, il festival diretto da Felice Lazzadio, da Marco Spagnoli, dove è stato presentato in anteprima mondiale, al Cinema Adriano stasera, in attesa che vada anche al Festival di Monte Carlo e poi anche al Festival di Cannes, al mercato soprattutto. Siamo venuti a vedere il Tapis Roulant, il tanto atteso film di Claudia Gerini, in quanto Claudia Gerini debutta nella regia, ancorché attrice. Ma di tutto quanto questo ne parliamo con Marco Spagnoli. E perché Marco Spagnoli? Perché il regista Marco Spagnoli, il nostro amico documentarista Marco Spagnoli, ancor prima naturalmente di parlare con lui di un bel documentario che ha fatto, che ha presentato anche a Bari, su la misteriosa base di partenza dei razzi, insomma, negli anni 60 l'Italia è stata uno dei primi paesi a contribuire allo sbarco sulla Luna, e questo bel documentario di Marco Spagnoli ce lo racconta, e poi anche perché lui ha fatto, ed è prossimamente sarà presentato a festival e uscite nazionali, un bellissimo documentario su Sofia Loren. Ecco Marco, allora, tu che cosa c'entri con questa uscita di Tapis Roulant? Sei qui, il produttore è un mio amico, mi ha fatto leggere la sceneggiatura di questo film, che aveva un altro regista, e a quel punto io ho detto, ma secondo me l'attrice migliore per interpretare questo personaggio, un personaggio molto fisico che richiede molto tempo sul Tapis Roulant, in corsa e così via, è Claudia Gerini. Io ho fatto una piccola cosa con lei per vedere su Alda Merini, e lei aveva dimostrato tutta la sua capacità tecnica anche dal punto di vista fisico, e quindi ho detto, ma lei è la migliore che vorrebbe, che bisognava recitare, correre, parlare, quindi bisogna avere una componente dinamica. Poi però, pensando di meglio, ho detto, ma perché, visto che è sostanzialmente un'attrice che recita quasi da sola, che parla davanti a un monitor, che poi ha soltanto una serie di momenti più così limitati sul campo, diciamo, della regia, perché Claudia non fa anche la regista, visto che lei è autrice della sua recitazione, fa anche la regia di se stessa. Non anticipiamo niente sul film, perché il titolo è intrigante, Tapis Roulant. Posso soltanto dire che la protagonista si chiama Emma, che è naturalmente la Gerini, e questa Emma è una sorta di psicologa che cura i suoi pazienti. Corretto, vabbè, allora qua mi devo fermare perché sarei impreciso. Tra pochi minuti vedremo il film, sicuramente è una sorpresa, però qualcosa abbiamo visto già a Bari, e sappiamo che gli applausi che ha ricevuto il Teatro Petruzzelli la dicono lunga su una bella idea produttiva. Vorremmo una cosa, originariamente, se non si dice il destino, lui aveva scritto la sceneggiatura pensando che il personaggio si chiamasse Claudia. Non è stato quello a farmi pensare alla tesi, però quando poi era Claudia ovviamente hanno dovuto capire Emma. Quindi tu puoi dire con questo che è perfetto anche per l'uomo, ancorché come regista. Bene, ma mi vuoi dire qualcosa sul documentario, sui due documentari, sulla piattaforma San Marco e soprattutto sul microfono di Radio Free Station, Claudia Gerini. Ciao Tonino, come stai? Dopo il successo a Bari,
adesso questa grande prima a Roma e poi dopodiché Firenze e poi Monte Carlo. Sì, allora abbiamo pensato di fare tante anteprime perché vogliamo che il film venga insomma apprezzato dal pubblico in sala, e sappiamo che il pubblico in sala è contento se lo accompagna insomma il cast. Ah, certo. E quindi, come spesso insomma, si fa, abbiamo fatto, faremo Firenze al Cinema Portico, Milano al Cinema Anteo, e poi ci sarà Monte Carlo e poi Riccione. Andiamo a Rimini, a Riccione, varie multisale. Io direi che dovreste venire anche a Cannes al mercato, perché questo film sicuramente avrà un grande mercato. Io lo spero, perché è un film unico, nel senso è un linguaggio completamente nuovo, è un linguaggio diciamo così contemporaneo, e poi comunque emoziona, perché la gente che l'ha visto a Bari è uscita emozionata. Io per esempio. Ma Emma chi è? È una ragazza interrotta, è una donna che ha, diciamo così, scelto questa vita di autoreclusione, ed è iperconnessa con il mondo, ma disconnessa dalle vere emozioni umane autentiche. Poteva esserci un soggetto più adatto per fare la regia? No, questo era quello perfetto, infatti il passo avanti l'ho fatto proprio per questo. Bocca al lupo! Crepi il lupo, viva il lupo, viva il lupo!